torna da Adrian Banks, ancora Fabio Mian sotto per Delia che taglia verso canestro, non è una novità, e 61% abbondante da due punti per l'ex giocatore della Virtus Bologna. Palleggia, arresto e tiro intanto, e canestro ancora Banks per Grajulis, nuovamente dal numero 1, extra pass per Mian, bella azione di Trieste, conclusa con un'altra tripla. Tampone per Zanotti, sotto poi per Gora Camara, primi due punti per il numero 29, a mezz'aria Moretti ci ripensa e serve Zanotti, stoppata poi di Delia sul 41 avversario. Corey Davis in palleggio, alza il floater che trova il fondo del canestro, non trova il canestro, recupera il pallone Pesaro, tampone per Jones, torna dal proprio numero 15, si prende una tripla anche tampone, pulito come la coscienza di un bambino. 3-7-3-3 il parziale. Adrian Banks attende il blocco di Konaté, affida poi a Grajulis da tre punti in faccia. Delfino ancora in palleggio contro Mian, affida nuovamente a Larson, prova a prendersi la linea di fondo, poi sotto distribuisce per Tyreek Jones che dà una spazzolata al ferro. Adrian Banks, errori sesquipedali da una parte e dall'altra, tripla poi a pulire la situazione, avversario da parte di Dee Sanford, poi serve per Delia che torna fuori dall'area, scambia poi con Davis e inchioda la schiacciata. E poi serve Campogrande, torna Campogrande da Fernandez, sotto per Konaté, praticamente dimenticato dalla difesa pesarese, torna dal compagno in maglia numero 20, blocco di Camara, Doron Lamb decide di fare tutto da solo e ha ragione lui perché trova due punti di pregevolissima fattura, in palleggio dietro la schiena per liberarsi del marcatore, poi nuovamente da Fernandez, lì all'altezza della lunetta, penetra, segna, se non in ritardo Doron Lamb, pick and roll che non si concretizza con Delia, nuovamente tripla per Fernandez che praticamente era francobollato da Tyler Larson, ma non importa, negando la gioia del canestro al giovane giocatore prodotto della Virtus, e dall'altra parte Grajulis e ristabilisce il più 10, questa la progressione dei punti di Andrej Grajulis. Delfino contro Fernandez, si alza nuovamente da dietro l'arco del 6-75, tripla bersaglio per sbaglia, Grajulis favorisce la transizione di Banks, recupera anche il pallone, vorrebbe darla sotto a Delia, riuscendoci, la palla si arrampica sul ferro e poi entra. Tyler Larson dall'altra parte per Demetrio dall'angolo, non va la tripla del brasiliano, 89-78, questo il finale di gara